Firenze, è ordinario dell'Accademia dei Geogofili, è presidente della società Signaling Behavior, che si occupa della, diciamo, di tutto quel mondo delle piante che si sta indagando in questi ultimi anni. Ha scritto numerosissime pubblicazioni, siamo in passo sull'ordine delle 300 pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche. Ha scritto numerosi libri, evidentemente, sui temi delle piante. E le cose che forse sono più interessanti dal punto di vista divulgativo, è stato inserito nel 2014 tra le 20 persone che cambieranno il nostro modo di vivere, e di recente, mi sembra nel dicembre del 2014, la rivista New Yorker l'ha inserito nella lista dei World Changer, se non ricordo male, o un nome simile. Il motivo lo capiremo, penso, fra qualche istante, perché la cosa importante dello studio di Stefano Mancuso è quello di darci un taglio completamente diverso, un punto di osservazione del tutto nuovo sul mondo della botanica. Un mondo che dobbiamo considerare rappresenta il 99,7% di tutto ciò che vive su questo pianeta, che di fatto è un pianeta che non è il nostro pianeta, anche se noi siamo considerati, siamo tendenzialmente portati a pensarlo tale. In realtà questo è il pianeta delle piante, e quindi dallo studio di questi esseri forse potremo capire molto di più di ciò che siamo noi e di quello che può essere il nostro futuro. Dicevo, il taglio che il professor Mancuso dà alle sue ricerche è del tutto innovativo, perché lui approfondisce una tematica assolutamente particolare, che è quella di capire qual è l'essenza delle specie vegetali, come vivono e quali sono le relazioni che queste interpongono con l'ambiente che gli sta intorno. E da qui evidentemente si dipana una quantità di possibilità di ricerca del tutto innovative, che adesso vedremo anche, penso, rappresentate con molti filmati che ci presenterà, e che ci darà un'immagine veramente interessante di questo fantastico mondo della botanica. Quindi, senza un ulteriore indugio, lascio la parola al professor Mancuso. Grazie. Sempre tanto che non la uso. Grazie a tutti voi, grazie per l'invito a parlare in questa bellissima libreria, in questa bellissima città, che ho apprezzato molto. E io cercherò di illustrarvi una nuova visione delle piante, una visione delle piante che è frutto delle ricerche che il mio laboratorio e degli altri laboratori in giro per il mondo stanno compiendo negli ultimi 10 anni. Una visione completamente nuova, che mostra le piante come degli esseri cognitivi, cioè degli esseri che hanno intelligenti e che hanno, mostrano delle capacità, delle strategie, delle comunicazioni così sofisticate, spesso da non avere uguali neanche nel regno animale. Io vi mostrerò qualche cosa. Innanzitutto, perché c'è questa immagine qui dietro? Questa è un'immagine di alcune pitture rupestri. Esiste in internet un database che raccoglie tutte le pitture rupestri conosciute. Sono circa 50.000, e di queste sono pochissime, probabilmente meno di 10, quelle che sono dedicate alle piante. È ve lo mostro per farvi capire come la sottovalutazione delle piante, cioè il fatto che le piante non siano considerate importanti, non è una cosa recente, ma è una cosa che invece si evolve insieme a noi. Perché noi tendiamo a sottovalutare le piante? Ora vi farò vedere rapidamente 4 diapositive che fanno parte di un test che ho fatto qualche anno fa, 5-6 anni fa, insieme a dei miei colleghi, a degli studenti sia europei, studenti universitari, sia europei che americani. 5.000 studenti gli sono state mostrate queste diapositive che ora vi mostro, scusate, ma velocemente, e che sono 1, 2, 3 e 4,
E dopodiché il test era un test molto semplice, era semplicemente descrivere che cosa avete visto. Ora, chiaramente non lo chiedo a voi perché voi siete qui, sto qui a parlare di piante, quindi avete già capito il trabocchetto, ma loro non lo sapevano e quando gli si è chiesto che cosa avevano visto, il 96% delle persone ha risposto abbiamo visto un capriolo, un alce, una ranocchia e su quest'ultima diapositiva soprattutto che mostra degli esseri umani, il 98% delle persone dice ci sono due persone, ci sono un signore e una ragazza. E nonostante queste diapositive abbiano tutte quante l'80% della loro superficie perlomeno composta da piante. Ora, poi è venuto fuori che questa è una caratteristica del nostro cervello abbastanza nota, gli americani la chiamano plant blindness, cecità alle piante, ed è un frutto della nostra evoluzione, cioè il nostro cervello non è quella straordinaria macchina che normalmente riteniamo sia, ha una capacità di calcolo molto bassa e a fronte di una capacità di calcolo molto bassa, che abbia una capacità di calcolo molto bassa, il nostro cervello lo può chiunque, lo capisce facendo a gara con una macchinetta di quelle che regalano con i fustini del detersivo, non stiamo dietro. E, ecco, no, ha una capacità di calcolo molto bassa, ma a fronte di questo acquisisce un numero di informazioni elevatissimo, soltanto attraverso i nostri occhi entrano l'equivalente di quelli che in termini informatici sono 1,5 gigabyte di informazioni al secondo, a fronte di una capacità di elaborazione che è di 300 byte. Allora come fa il cervello a gestire questa enorme quantità di informazione che entra attraverso gli occhi, soltanto attraverso gli occhi, senza contare gli altri sensi, e poi calcolarne, avere questa capacità di calcolo così bassa, e elimina tutto ciò che non ritiene sia importante. E il verde è una cosa, le piante sono una cosa che evolutivamente non sono importanti, cioè noi quando ci siamo evoluti nella foresta, nella savana, era importante per noi accorgerci che ci fosse qualche animale, qualche altro uomo, perché questi erano, come dire, importanti per la nostra sopravvivenza, ma non le piante. E quindi oggi noi tendiamo a non a dimenticare che la gran parte della vita sulla Terra è composta di piante. Quindi questa cosa che evolutivamente poteva averci aiutato agli inizi della nostra vita, oggi diventa invece un pericolo, perché il fatto che noi tendiamo a dimenticarci di cosa è la vita sul pianeta, che di fatto è una vita vegetale, può essere un pericolo. Che cosa vuol dire vita vegetale? La vita vegetale è questa qui. Vuol dire che il 99,9, esistono diverse stime, vanno dal 99,7 al 99,9 e anche di più, della biomassa del pianeta è costituita da piante. Che cos'è la biomassa? Se io prendo tutte le cose viventi, tutti gli organismi viventi del pianeta e li peso, allora mi accorgo che il 99,7, 8, 9% siamo lì, è costituito da piante. Gli animali tutti insieme sono 0,3, 0,2, 0,1% tracce, quindi una cosa ininfluente ai fini della vita del pianeta. Ora, il fatto che noi tendiamo a dimenticare, a non capire come funziona questo 99,7%, ovviamente è un problema enorme. Qual è il problema fondamentale con le piante? Il problema è che noi tendiamo ad avere, nonostante siamo nel 2015, una visione simile a quella rappresentata in questa tabella, in questa illustrazione del 1536, che si chiama Ordine della Natura, che ha una origine aristotelica e che non è cambiata ancora oggi. Che cosa mostra questa bella tavola rinascimentale? Mostra, vedete, qui si parte dall'estrema sinistra, abbiamo le pietre, petra, che sono, est, e cioè esistono, le pietre esistono. Subito dopo le pietre abbiamo le piante, qui abbiamo arbor. E l'albero, le piante, che caratteristiche hanno? Sono vive, e basta, sono semplicemente vive. Sopra abbiamo gli animali che sentono, quindi sono senzienti, e in cima a tutto abbiamo l'uomo studiosus,
addirittura, che è l'apice della creazione, perché è intelligente. Questa, voi direte, beh, ci mostri una tavola del 1536, che cosa ti aspetti? Questo è identico il concetto che abbiamo noi oggi della natura, non è cambiato di una virgola. Noi riteniamo, mentre diciamo in fisica, in astronomia, l'uomo ha fatto un passo avanti, c'è stata la rivoluzione copernicana che ha messo il pianeta Terra dal centro dell'universo a, diciamo, al ruolo che è più consono a lui di un sistema solare piccolo, di una galassia marginale, continuiamo a ritenere che invece la vita ruoti intorno a noi. Questo fa sì che noi non riusciamo a capire perfettamente, a percepire ciò che in verità, come stanno le cose davvero e che cosa ci divide e quali sono le caratteristiche che veramente rappresentano gli altri esseri viventi. Per esempio, partiamo da questa cosa, le piante sono vive e basta, gli animali sono sensibili. Questa è una corbelleria pazzesca che è diciamo ripetuta in quasi tutte le lingue del pianeta. Essere in uno stato vegetativo vuol dire non essere più sensibile, cioè non avere più relazioni con il mondo esterno. Questa cosa qui è veramente paradossalmente sbagliata. Perché paradossalmente? Perché le piante sono molto più sensibili degli animali. E questo non è una metafora o una mia idea strana. E anche se se ne capiscono le motivazioni, è una cosa banale. Perché è banale? Perché un animale ha sempre la grandissima possibilità di scappare via quando qualche cosa cambia nell'ambiente intorno a sé. È proprio una risposta che addirittura è stereotipata, la fuga. Se ora noi sentiamo del fuoco, fumo, scappiamo, non neanche iniziamo, né ragioniamo. È una reazione che non implica neanche l'intervento del nostro cervello. Le piante non hanno la possibilità di scappare, di fuggire. Eppure sono continuamente sottoposte a predazione, a pericoli, a cambiamenti dell'ambiente. Allora come fanno a sopravvivere? Come fanno a sopravvivere in una maniera così straordinaria da rappresentare la quasi totalità della vita? Lo fanno perché le piante sono incredibilmente più sensibili rispetto agli animali. Cioè le piante sentono che qualche cosa cambia nell'ambiente intorno a loro con un anticipo molto superiore rispetto alle piante. Per farvi un esempio, per capire che cosa intendo dire, non solo le piante percepiscono tutte le cose che percepiscono normalmente gli animali, ma percepiscono anche delle cose come i campi magnetici e i campi elettrici, che non tutti gli animali percepiscono. Percepiscono i gradienti chimici, cosa che gli animali e noi, per esempio, non percepiamo. Cioè, se sotto questa scrivania ci fosse una tonnellata di amianto, io non ne avrei alcuna percezione. Una pianta, una radice di 5 centimetri che crescesse, diciamo, in questa stanza, immaginate questa stanza come se fosse un enorme vaso pieno di terra, e questa radice crescesse lì al posto del lampadario, quindi nel mezzo del soffitto, una radice di 5 centimetri sarebbe in grado di percepire la presenza di pochi milligrammi di nitrato d'ammonio posti qui in questo angolo. Quindi una sensibilità anche a moltissimi parametri, come i gradienti chimici, che non ha il pari nel mondo animale. Noi non siamo sensibili ai patogeni. Ora, per esempio, in questa sala chissà quanto virus dell'influenza c'è. Ce n'è sicuramente tanto, noi non lo percepiamo, io non lo percepisco. Le piante percepiscono i patogeni, cioè hanno dei recettori che permettono loro di percepire minime quantità dei patogeni e quindi di attivare una serie di reazioni, perché poi direte voi, beh, cosa se ne fa una volta che ha percepito sta roba? Comunque sempre lì immobile. Beh, non è proprio vero. Innanzitutto non sono immobili, sono sessili, cioè non possono spostarsi dal punto dove sono nate, ma sono mobilissime, ora lo vedremo.
e hanno una caratteristica che fa di loro dei superorganismi rispetto a noi, perché loro possono cambiare la loro anatomia e la loro fisiologia in tempi molto brevi. Mentre noi non possiamo alterare il modo in cui noi siamo costruiti, ma dobbiamo alterare l'ambiente esterno perché risponda a noi, loro alterano, modificano il loro corpo per rispondere all'ambiente esterno. È, come vedete, proprio una prospettiva completamente differente. Un'altra strana notizia che tutti quanti noi abbiamo è che le piante siano degli organismi antichi. Normalmente si sente dire, anche nelle scuole elementari, che prima sono apparse le piante, poi gli animali e poi l'uomo, no? Ora, questa cosa in generale è vera, nel senso che in generale fra i primi organismi unicellulari nati sul pianeta vi erano organismi in grado di fotosintetizzare, quindi dei vegetali. Ma le piante non sono i primi vegetali. Vedete questo first flowering plant qui? Le piante da fiore sono la maggior parte delle piante che oggi ci circondano. Gli alberi qui fuori, quando vedete un tiglio, un geranio, ecco, sono tutte piante da fiore. Le angiosperme. Le angiosperme sono apparse sul pianeta dopo i mammiferi. Quindi sono degli organismi estremamente moderni e non così antichi come noi pensiamo. Ora, il problema principale, scusate, ora mi metto qui un pochettino, però non so, poi non vedete da dietro. Vabbè, ora mi muovo. Uno dei problemi principali che abbiamo con le piante è il fatto che si ritiene che non si muovano e quindi, non potendosi muovere, non possono fare nulla per rispondere anche ai cambiamenti dell'ambiente. La questione è molto diversa. Pensate che i movimenti delle piante hanno fatto sì che, per esempio, oggi se prendete un telefonino, una qualunque camera digitale, c'ha la possibilità di prendere le foto intervallate, no? Prende una foto ogni 5 minuti, ogni 10 minuti. Prendendo con una tecnica del genere, 2 anni dopo l'invenzione del cinema dei fratelli Lumière, un botanico tedesco fa questo primo filmato, che, scusatelo, ma insomma non è tecnicamente straordinario, ma insomma risale al 1898, in cui si vedono i movimenti delle piante, cioè accelerando la quantità e le immagini si può capire quanto si muovono le piante. Ora, questo ve lo mostro esclusivamente per farvi vedere come anche alcune innovazioni tecniche particolari, come per esempio queste delle foto intervallate, nascono dalla botanica. Ma nel mondo vegetale esistono i movimenti più veloci in assoluto che esistono in natura. Questo lo rivediamo, questo movimento qui, che è l'espulsione del polline dal bunchberry, che è un parente stretto, diciamo, del ribes, però è selvatico, è il movimento più veloce che noi conosciamo prodotto da un organismo vivente. Poi esistono una serie di movimenti passivi che hanno una grandissima importanza perché, come dire, questi sono movimenti che non richiedono energia, sono movimenti senza muscoli. Tant'è vero che sono una delle cose che studiamo di più nel mio laboratorio, perché poter replicare le caratteristiche di molti di questi materiali vegetali che si muovono senza richiedere energia potrebbe aprire delle possibilità tecnologiche incredibili. Questo qui è un semino che cresce, ora questo lo vedete infilato nel pongo, e quindi lui gira la sua codina in funzione appunto dell'umidità, si chiama erodium, e lo possiamo vedere in azione per benino, ecco, qui su un terreno. Ecco, questo è un erodium che cerca di infilarsi nel terreno. Ci vedete tutti, oppure vi blocco la visuale a qualcuno qui.
Vedete come cerca di infilarsi. Questo terreno è rosso non a caso, perché questo fa parte di uno studio che abbiamo, alla fine vedete come riesce a infilarsi, è uno studio che abbiamo fatto per l'Agenzia Spaziale Europea, la quale vorrebbe costruire delle sonde da mandare, per esempio in questo caso su Marte, che poi si infilassero nel terreno senza richiedere energia. Perché ovviamente quando si va l'approvvigionamento energetico, quando siamo nello spazio, è sempre piuttosto problematico. E poi abbiamo dei movimenti veloci. Questo per esempio è un movimento che conoscete tutti, probabilmente. Questa è una Dionea che ha appena catturato una lumaca. Okay. Voglio dire, nessuno di voi di sicuro in questa stanza avrà dei dubbi sul fatto che quella è una pianta che sta cacciando un animale. Ora, ve lo dico perché invece quando per la prima volta questa pianta arrivò in Europa, la questione fu molto diversa. E c'è un aneddoto simpatico da raccontare. Siamo intorno alla metà del Settecento e questa è una pianta originaria delle paludi del North Carolina, quindi dagli Stati Uniti viene portata in Europa da un commerciante. Questo commerciante la porta in Europa e la dà a far vedere a un famoso botanico inglese che si chiamava Ellis. Ellis la alleva, guarda questa pianta e dice: cavolo, questa è una pianta che è in grado di cacciare degli animali. Allora prende carta e penna e scrive al padre eterno della botanica del tempo, che era Linneo, colui che ha dato il nome al creato, il secondo Adamo è stato anche soprannominato. E Linneo però, come dire, vede che era un grandissimo botanico, vede questa pianta, la vede cacciare questi animali, però siccome la cosa è totalmente contraria a quella scala della natura che avevamo visto prima, si rifiuta di ammettere che quello che stava vedendo era una pianta che cacciava un animale, e inizia a dire una serie di corbellerie straordinarie. La prima è che quella pianta non si chiude perché stava cacciando, ma ha un movimento riflesso simile a quello della mimosa pudica. Conoscete la mimosa pudica? Quella quando toccate chiude le foglioline. Allora dice Linneo: no, guarda, questa è come la mimosa pudica. Viene toccata, chiude le foglioline, ma mica la mimosa pudica chiude le foglioline perché vuole cacciare degli insetti. Talvolta alcuni insetti rimangono intrappolati lì dentro, dice Linneo. E quest'altro Ellis gli scrive, gli dice: veramente non è così, maestro. La questione non sta in questi termini, perché io ho provato e ogni volta che metto degli insetti, questa è la chiappa, e quando si apre la trappola dopo 2 settimane non rimane niente dell'insetto, vuol dire che se lo ha digerito, lo ha mangiato. E Linneo continua a non essere soddisfatto, dice: vabbè, evidentemente ogni tanto qualche insetto stanco, dice, o vecchio, entra in queste trappole, poi rimane chiuso e non riesce ad uscire e muore, ma non vuol dire, come se io casco in un pozzo, non è che è il pozzo che mi sta cacciando, sono io che sono andato a cascare in un pozzo. Ellis allora risponde, gli dice: mi permetto di nuovo di contraddirla, maestro, ma io ho messo degli insetti giovani e ogni volta la pianta riesce a beccarli. Linneo non si fa né in qua né in là, e in una lettera piuttosto dura, l'ultima di questa corrispondenza, scrive praticamente, traducendo, era: non mi rompere le scatole, e se tu vedi questa cosa vuol dire che non possiamo escludere che alcune volte degli insetti stanchi di vivere non vogliano più uscire. Cioè, lui dice, Linneo suggerisce che sono gli insetti che si suicidano entrando lì dentro, non è la pianta che li acchiappa. Ora, questa è una cosa, diciamo, un aneddoto simpatico, ma che però serve a farvi capire quanto per noi sia difficile capire e porre le piante su un livello diverso da quello che abbiamo visto prima. E,
Ed è qualche cosa che, voglio dire, continua a rimanere, perché spesso di fronte all'evidenza del fatto che le piante, io ora vi mostrerò delle cose che spero saranno evidenti anche per voi, sono degli organismi intelligenti, trovo invece un muro di diffidenza nei confronti di questi risultati, alcuni dei quali ormai c'è una letteratura scientifica molto grossa è disponibile. Allora, alcuni dei movimenti che si possono mettere in evidenza accelerando le foto, li conoscete, sono banali, la fioritura, tutti quanti sanno che le piante fioriscono, per quanto anche questo è un movimento. Questo movimento qui richiede alcune particolari caratteristiche, alcune particolari tecniche, chiamiamole così, che vengono messe in opera dalle piante. Oppure guardate questo movimento com'è bello. Questo com'è aggraziato, questo è un fagiolo, è un giovane fagiolo, lo capite dalle foglie che sono ancora cotiledonari, cioè sono le prime due che escono fuori dal semino, ed è sono 3 ore della vita di un fagiolo, non sono 2 settimane. In queste 3 ore avete visto tutti questi movimenti? Questi movimenti sono funzionali, cioè servono a qualche cosa, non sono casuali. Con questi movimenti la pianta sente, ora vi farò vedere anche come, l'ambiente intorno a sé, e nello stesso tempo, diciamo, cambia, utilizza questa cosa anche per migliorare la sua fotosintesi. Oppure questi piccoli di girasole che crescono, che vedete si muovono in maniera... sono esagitati, direi, non si può dire che non si muovono. Ora, se io vi chiedessi che cosa stanno facendo, voi direste, boh, crescono, molto probabilmente. Eppure, se vi avessi mostrato la stessa attività con degli animali, dei piccoli di animali, non avreste avuto dubbi su cosa stanno facendo. Tutti quanti mi avreste detto, giocano, perché gli animali giocano. Invece le piante, no, nella nostra concezione, stanno in effetti giocando. Ovviamente è un gioco vegetale, non, sono degli organismi talmente diversi rispetto a noi, poi ne parleremo perché sono così diversi, che va capito che cosa si intende quando giochiamo. Però se per gioco si intende l'inizio delle relazioni sociali, come avviene negli animali, stanno facendo la stessa cosa. Ci sono piante sociali e piante non sociali, questo è il girasole, è una pianta sociale. Se voi prendete un girasole selvatico, non quelli, diciamo, da olio, e lo fate crescere da solo in un vaso, e poi quando è adulto lo riportate insieme ai suoi simili nel bosco, ecco, vi accorgete che questa pianta di solito non sopravvive, muore, perché non è in grado di relazionarsi, di mettersi in relazione agli altri girasoli. E ora vi mostro un filmato che dovrebbe cominciare ad aprirvi gli occhi su che cosa sono o non sono in grado di fare le piante. Qui abbiamo un fagiolo, abbiamo questa pianta di fagiolo, e vicino abbiamo un supporto, un palo. Ora, i fagioli, chiunque ha un orto lo sa, si arrampicano sui pali, però in natura non è che dove c'è un fagiolo poi accanto nasce un palo. E quindi i fagioli se li devono andare a cercare i pali o i supporti, e quindi devono essere in grado di sentire l'ambiente intorno a loro. Allora guardate che cosa fa questo fagiolo in questo caso. Ecco, come vedete, ovviamente subito questo fagiolo sa dov'è il supporto, e questa è la prima cosa straordinaria. Perché noi stiamo vedendo una pianta che è perfettamente consapevole dell'ambiente che la circonda. Vedete come sta cercando in tutte le maniere di raggiungere il supporto. Si sforza. Ora, non so se riuscite a vederlo, ma l'apice del ramo ha già formato un uncino. Probabilmente non si vede tanto, tanto chiaramente, mi dispiace, ma... nonostante ancora non abbia né toccato né nulla, vedete come si sforza. Io quando, una volta questo l'ho fatto vedere a una scuola media, i ragazzini mi hanno detto se l'aveva fatta la Pixar,
E invece no, questo è proprio è un fagiolo vero. Che vedete come si sforza, alla fine riesce ad aggrapparsi. Se fate caso ora, anche il movimento delle foglie diventa molto più rilassato. Cioè è tutto il movimento cambia, la pianta è riuscita nel suo intento. Ora, questa cosa qui è straordinaria, perché dimostra che la pianta sa cosa c'è intorno a sé. E non gliel'ho detto io dov'è il palo, se gliel'avessi detto io sarebbe ancora più grossa come cosa, ma lui lo sa da solo, quindi è in grado di percepire l'ambiente intorno a sé e di adattare i propri comportamenti all'ambiente. Allora, ora di questi filmati, su questa, le piante, ne ho tantissimi ma non vi annoierò, praticamente non soltanto è in grado di sentire il palo, ma se per esempio voi il palo lo spostate, mentre la pianta cresce, il fagiolo è in grado di seguire il palo, non solo è in grado di seguirlo, è in grado di fare un'altra cosa straordinaria, cioè se il movimento del palo è un movimento uniforme, il fagiolo è in grado di anticipare il punto in cui si troverà quando sarà abbastanza lungo. Non so se è stato chiaro. Cioè anticipa il movimento e quindi cresce in questa maniera per intercettarlo quando sarà qui. Che è una cosa ancora più stupefacente, perché vuol dire avere il senso dello spazio, avere il senso del tempo. Stiamo parlando di organismi che non hanno cervello. Guardate ora quest'altro filmato. Ora, questa è la competizione, vedete, questi due fagioli sono tranquilli, stanno sentendo l'ambiente, a un certo punto si accorgono che c'è un palo e cominciano ad agitarsi perché dicono, vabbè, c'è un palo, devo raggiungerlo, competono. Il primo raggiunge il palo, il secondo istantaneamente, il loser, il perdente, cambia direzione. Questa è la cosa incredibile, comincia, e questo movimento forsennato che sta facendo, che non è una cosa, sta cercando di aggrappare, di trovare un modo di aggrapparsi sul fondo, sullo sfondo blu che avevo messo, e poi alla fine non ce la fa ad aggrapparsi, e alla fine vabbè, abbandona il give up, abbandona proprio i tentativi, dimostrando ancora una volta un comportamento intelligente. Ora la cosa straordinaria, ora vi faccio rivedere questo filmato, dovete fare attenzione a un momento, ed è il momento in cui il fagiolo sulla sinistra si aggrappa per primo al palo, cioè vince la competizione. Se fate caso, dopo poco, veramente poco tempo, il fagiolo sulla destra, che ha perso la competizione, si accorge di aver perso la competizione e cambia direzione. Vediamo. L'ho voluta fare troppo velocemente. Ok. Allora, vedete, sensing, qui praticamente questo è il movimento normale, non si sono accorti che c'è il palo, a un certo punto se ne accorgono. Ora, guardate cosa succede quando quello sulla sinistra raggiunge per primo il palo. Quello, avete visto, ha cambiato direzione. Questo è un'altra cosa straordinaria, perché dimostra che loro hanno non solo percezione degli elementi dell'ambiente che sta intorno a loro, ma anche degli altri esseri viventi, e quindi per esempio di un altro fagiolo e di quello che sta facendo. Oh, questo lo saltiamo e andiamo. Quello che abbiamo visto finora e riguarda i movimenti, no? Il fatto che le piante appunto siano in grado di percepire l'ambiente, di relazionarsi, ma le piante fanno molto di più di questo. Per esempio, le piante sono in grado di comunicare tantissimo, loro comunicano fra di loro, comunicano con gli insetti, comunicano con gli animali in genere attraverso molecole chimiche, ovviamente, e ci sono, e riescono anche, in un certo senso, a manipolare gli animali, gli insetti. Per esempio, durante l'impollinazione, che è una cosa che, insomma,
il trasporto del polline da un fiore all'altro, che viene effettuata molto spesso grazie a degli insetti, ma non soltanto a degli insetti. In cambio il fiore produce questa sostanza zuccherina che è il nettare, è una specie di affare alla pari. Tu mi porti il polline in giro e io ti do questa sostanza zuccherina, ti pago con questa sostanza zuccherina. Questo è, sono, vabbè, le ave, ma ci sono vettori dell'impollinazione di tutti i tipi, per esempio gli uccelli, oppure anche questi sono dei topini marsupiali australiani, oppure questo è un geco. Ci sono per esempio l'isola di Mauritius, che è un'isola particolare che ha una flora endemica sua, tutta sua. A Mauritius il principale impollinatore della maggior parte delle specie è questo geco qui, che si chiama Felsuma, e che è che impollina la maggior parte delle specie presenti che nascono sull'isola di Mauritius. Quindi, diciamo, vari organismi sono stati individuati e si sono coevoluti, si dice, con le piante per funzionare da impollinatori. Ora, però, la cosa che ci interessa sono le orchidee, queste qui. Perché ci interessano? Perché, come vi ho detto, finora ho parlato di una specie di affare alla pari. Tu mi porti il polline in giro, io ti pago con il nettare. Tant'è vero che proprio tutta l'impollinazione è normalmente paragonata a una specie di mercato. Il fiore sarebbe il bel fiore sarebbe il richiamo pubblicitario, eccetera. Bene, però ci sono moltissime specie che invece che pagare il dovuto agli insetti preferiscono manipolarlo, cioè preferiscono prenderlo in giro, farsi trasportare il polline senza dare in cambio niente. Uno di questi, un gruppo, moltissime migliaia di specie appartenente alle orchidee fanno proprio questo. Queste, per esempio, vedete, fanno questa mimesi straordinaria, cioè imitano la femmina di un imenottero non sociale, e ce ne sono tantissime. E questa mimesi qui, per esempio, è una mimesi che non ha qualche cosa di simile nel mondo animale, non c'è niente di così raffinato, perché questa è una mimesi tripla. Ora vi farò vedere anche un filmato. Perché tripla? Perché ci abbiamo innanzitutto il fiore imita la forma della femmina dell'imenottero sociale, non sociale, scusatemi, una specie di vespa. Dopodiché anche la superficie del fiore, vedete questi pelini? Questi stanno lì perché devono imitare la superficie della femmina dell'insetto, e quindi c'è una mimesi anche, diciamo, tattile, chiamiamola così, per l'insetto. E poi c'è una terza mimesi che è olfattiva, perché questi producono l'esatto feromone prodotto dalla femmina dell'imenottero quando è in calore, quando è pronta l'accoppiamento. Non si dice calore per gli insetti. Ora vediamo, e infatti tant'è vero che sono stati chiamati, va bene, i fiori della seduzione, eccetera. Ma ora la cosa interessante è, guardate questo filmato. Qui abbiamo il nostro imenottero, la nostra vespa, e qui abbiamo la nostra orchidea. Eccola qui, la quale sta emettendo il feromone per richiamare appunto un impollinatore, il nostro vespotto annusa l'aria e arriva. Vedete cosa fa? Tocca, torna tutto, quindi odore va bene, superficie va bene, e infatti, come lo vedete, ora è parecchio contento. Mentre lui si accoppia, guardate lì sulla testa cosa succede: l'orchidea gli appiccica quei due corni gialli, li avete visti? Ecco, che ora lui cercherà di togliersi, ma senza riuscire, vedete, proprio perché sono una bella colla. Ecco, e infatti sì, potrebbe andare, diciamo, da lì questo. Che cosa succede qui? Praticamente
Questo tipo di relazione è una relazione che non ha alcun vantaggio per l'insetto, tant'è vero che quando la si è scoperta per la prima volta si è avuta una difficoltà anche fra gli studiosi per poterla, come dire, correttamente classificare. Normalmente in qualunque tipo di relazione c'è sempre un do ut des, c'è qualche cosa che torna indietro di positivo anche per l'imenottero. In questo caso no. Pensate che questo inganno, perché di cui stiamo parlando, è talmente forte che nelle zone dove ci sono queste orchidee, le femmine di questo imenottero, siccome non si accoppiano, pensano che non ci siano più maschi e quindi producono una nuova generazione, una cosa che gli insetti possono fare, di soli maschi che vanno tutti quanti a riaccoppiarsi con le orchidee. È questa relazione il termine tecnico, come c'è il mutualismo, il saprofitismo, eccetera, eccetera, in biologia, in inglese si chiama dumb relationship, che vuol dire la relazione dello stupido, perché lui non ha alcun vantaggio, questo insetto non ha alcun vantaggio. Qui vedete un chiaro esempio di manipolazione da parte delle piante. Questa manipolazione è molto, ma molto più ampia di quanto normalmente pensiamo. Per esempio, le droghe, non so quanto ho, fra un pochettino mi quieto, le droghe che noi utilizziamo sono tutte qua, le droghe che gli uomini utilizzano e che gli animali utilizzano, sono tutte quante di origine animale, di origine vegetale, scusate. E c'è proprio un paradosso che riguarda queste droghe, perché tutte queste droghe sono prodotte dalle piante spendendo energia, cioè spendendone anche parecchia. Per capirci, il tabacco, per produrre la nicotina, spende il 30% di tutto ciò che fotosintetizza. È come se noi spendessimo il 30% del nostro reddito per fare qualche cosa. Avrà un'utilità. Ora, l'utilità normalmente si ritiene sia dovuta al fatto che queste molecole repellono gli animali. Cioè, un animale arriva, mangia la foglia del tabacco, la trova amara perché c'è la nicotina e non la mangia più. Questo però non è vero. Succede perfettamente l'opposto, e lo sa chiunque di voi fumi. Chi consuma nicotina continua a consumarla. Perché? Perché tutte queste droghe, dalle più semplici, caffeina, nicotina, fino ad arrivare alle più terribili, come la morfina, la cocaina, l'eroina, eccetera, tutte di origine vegetale o modificate a partire da molecole vegetali, hanno una sola e semplice azione, che è quella di andare a stimolare un gruppo di neuroni molto antichi, che sono presenti nella testa, nel cervello di quasi tutti gli animali, che si chiamano neuroni della ricompensa. Questi sono dei neuroni molto antichi che si attivano quando noi facciamo una cosa buona. Mangiamo una cosa che ci piace tanto, diciamo, ah, buona. Quel senso di pienezza, di felicità, ci nasce da questo gruppo di neuroni. Ci siamo finalmente fidanzati con la donna, con l'uomo dei nostri sogni, che ha quel senso di mezza pazzia, che è l'innamoramento, è dovuto a un'attività molto forte di questi neuroni della ricompensa. Perché si attivano questi neuroni della ricompensa? Si attivano perché ci spingono a rifare una cosa che è buona per noi. Quindi abbiamo mangiato una cosa, rimangiala. Ti sei fidanzata, hai fatto delle cose? Rifalle. Questo è il meccanismo molto semplice all'interno del quale vanno a interferire le droghe vegetali. Perché? Perché le piante in molti momenti della loro vita hanno bisogno degli animali, per esempio per il trasporto del polline, ma anche in altri casi, per esempio per la difesa, e in tutti questi casi molto spesso ricorrono proprio agli animali.
Ora vi faccio vedere, spero, ecco qua, un filmato, che diciamo una storia che riguarda questi due signori qui, che sono Federico Delpino, che è, lo vedete qui, col baffo, e questo invece è molto più noto, è Charles Darwin. E che cosa, anche Charles Darwin ha scritto qualche stupidaggine, per esempio, e una di queste gliel'ha trovata Delpino. Delpino era un famoso botanico italiano, ormai purtroppo dimenticato, ma veramente uno straordinario botanico, uno che ha addirittura scoperto, inventato la biologia vegetale, cioè non in Italia, nel mondo la biologia vegetale la dobbiamo a quest'uomo qui, a Federico Delpino. Allora, Delpino era uno dei pochissimi corrispondenti di Charles Darwin, e avendo letto l'opera di Darwin, un giorno gli scrive: Charles, ho letto, bellissimo, però a un certo punto tu dici una cosa che è una stupidaggine. Cioè, dice Darwin a un certo punto che una cosa che si chiamano nettari extrafiorali, cioè le piante, ci sono moltissime piante che producono nettare, quindi questa sostanza zuccherina, anche al di fuori del fiore. E si chiede, e diceva Darwin, beh, che senso ha? Una pianta non ha alcun senso che produca una roba zuccherina al di fuori del fiore, perché nel fiore, lo capiamo, serve perché così richiama gli insetti, ma fuori dal fiore perché? Anzi, la pianta non vuole insetti su se stessa al di fuori del fiore. Quindi questa roba qui è roba di scarto, è un modo attraverso il quale la pianta butta via roba di scarto. Delpino gli scrive e gli dice: stai dicendo una stupidaggine, ti sembra possibile che una pianta butti fuori della roba così costosa energeticamente? E va, dice, e via. E dice, va bene, gli dice, ma Darwin, allora spiegami tu a che serve. E Delpino non ce la fa a spiegarlo perché Darwin muore, ma poi lo scopre che in effetti serve questo nettare extrafiorale a richiamare insetti. E scopre una cosa che è straordinaria, si chiama la mirmecofilia, il nome molto strano, che vuol dire mirmecos, vuol dire formica, vuol dire amore per le formiche. Ci sono molte specie vegetali che intrattengono delle relazioni particolari con le formiche, si chiamano specie mirmecofitiche, ce ne sono tantissime, alcune di queste sono comuni, che ne so, il ciliegio, il pesco, molte felci, la fava, sono tutte piante che sono mirmecofitiche. E che cosa fa? Che serve? Non è qui, ve lo faccio vedere qui. Ci sono alcune, molte piante richiamano le formiche per farsi difendere quando sono attaccate da qualche cosa, per esempio da degli altri insetti, e le richiamano producendo questo nettare extrafiorale. Ora, ci sono delle piante, moltissime piante, che hanno portato questa relazione a un livello straordinario, e quello che vi mostrerò e poi finiamo, perché hanno, come dire, forniscono alle formiche il vitto e l'alloggio. Per esempio sono queste acacie qui, guardate. Queste per esempio, vedete, sono queste acacie producono queste grandi spine che vedete, che sono, il buco non è fatto dalle formiche, è fatto dalla pianta. La pianta produce queste spinone a misura, perché le formiche possano stare dentro, perché possano lasciare le loro uova e le loro larve. E ora, e non soltanto lasciano le loro larve, vedete, produce la pianta questi cosettini arancioni, si chiamano corpi fruttiferi, sono esclusivamente fatti per le formiche. Vedete, sono a misura, tant'è vero che insomma passano tranquillamente attraverso il buco che avete visto prima, questa è una bella prova di ingegneria, rappresentano una dieta perfetta per le formiche. Cioè c'è dentro questi corpi fruttiferi c'è tutto quello che serve perché la formica possa crescere e riprodursi. Ora, tranquillo. Ora, come non basta, non dà soltanto da mangiare, dà anche da bere.
vedete, questi sono i famosi nettari extrafiorali e come vedete alle formiche piacciono moltissimo. Le formiche arrivano e succhiano questo nettare in grandi quantità. Ed è proprio questo nettare il punto fondamentale. Quindi abbiamo queste piante che danno alloggio alle formiche, gli danno roba da mangiare, gli danno da bere, e in cambio perché fanno tutto questo? Lo vediamo qui? No, non lo vediamo. Ve lo racconto. In cambio aggrediscono qualunque insetto si avvicini sulla pianta, non soltanto qualunque insetto, addirittura anche erbivori, anche giraffe, elefanti, non si possono più avvicinare perché nel momento in cui si avvicinano vengono attaccati dalle formiche che mordono e distruggono e fanno scappare gli aggressori. Non solo, queste formiche pattugliano la pianta tutto intorno e distruggono ogni piantina che nasce vicino alla propria pianta perché può essere un competitore. Tant'è vero che nella foresta equatoriale ogni tanto si trovano proprio queste piante con un grande cerchio completamente pulito intorno, che venivano chiamati dagli indigeni i giardini del diavolo, perché appunto si credeva che fosse opera degli spiriti, no? Queste piazzole, invece sono le formiche. Ora, quello che vi mostro è la parte più interessante. Guardate che succede. Se noi prendiamo del pane e lo mettiamo su una di queste acace, le formiche arrivano e lo buttano via. Ok? Vabbè, dici, il pane non gli piace, proviamo con lo zucchero. Mettiamo dello zucchero, lo prendono e lo buttano. Ora non so quanto ne sapete voi di formiche, ma ecco, per una formica buttar via dello zucchero è veramente una cosa contro natura, è assolutamente, assolutamente impensabile per una formica buttare via dello zucchero. Tanto è impensabile che questa cosa ci ha colpito e anni fa abbiamo iniziato a pensare, ma insomma perché fanno questa cosa qui? Queste formiche si comportano in una maniera strana, e incredibile pensare che buttino via questo zucchero. Allora abbiamo iniziato tutta una serie di esperimenti che hanno, se voi prendete queste formiche che vivono su questi alberi e li mettete dentro in un posto dove veramente c'è tutto quello che serve alla loro vita, quindi il paradiso della formica, loro hanno si muovono, diciamo, sono un pochettino stanche, si muovono poco e alla fine, dopo qualche settimana, si mettono in un angolo, non si muovono più e muoiono, nonostante non gli manchi assolutamente nulla di quello di cui hanno bisogno. Tant'è vero che le stesse formiche della stessa specie, che però non sono entrate in contatto con la pianta, lì dentro, in questo paradiso della formica, vivono e se la spassano allegramente e si moltiplicano e sono contentissime. Allora abbiamo detto, ma cosa succede? Qual è il punto? E abbiamo scoperto, siamo quasi sicuri che la questione sia in questi termini: nel nettare extrafiorale le piante infilano delle molecole neuroattive che creano dipendenza, e che non soltanto creano dipendenza, modificano il comportamento della formica. Cioè la formica diventa molto più aggressiva quando ha preso quel nettare, e quindi difende meglio, è molto più vispa, corre sulla pianta avanti e indietro a cercare nemici. Non solo, ma, e qui è la cosa ancora più straordinaria che sta venendo fuori, se queste formiche non si comportano bene, cioè se non difendono bene la pianta istantaneamente decresce, fa come lo spacciatore, cioè decresce la quantità di sostanza all'interno del nettare. E quindi loro, le formiche, hanno associato questa cosa qui, cioè sanno che se non fanno per bene la guardia, la pianta non gli produce più la quantità necessaria di queste molecole neuroattive
e quindi c'è un'attività continua. Ora, questa cosa qui sta aprendo delle possibilità enormi, perché, come dire, questa manipolazione delle piante sugli animali è molto più comune di quanto sembri, anche da questo punto di vista, ma anche per esempio piante, gli agrumi producono nel nettare che sta dentro il fiore, producono caffeina. Allora, che cosa fanno queste moltissime piante di agrumi, ma anche il caffè? Arriva un impollinatore, quindi arriva un insetto, impollina. La pianta istantaneamente sente se l'impollinatore è bravo o meno. Se è bravo, la pianta aumenta istantaneamente la quantità di caffeina nel nettare, di modo che l'insetto prende quel nettare, gli si attiva il cervello con la caffeina e si ricorda la pianta, torna. E quindi tornerà su quella specie. Se la pianta non è contenta invece dell'attività di impollinazione, riduce istantaneamente la quantità di caffeina, di modo che quello non se la ricordi, di scordati di me. Questi sistemi di manipolazione delle piante sugli animali sono sempre, ne stanno venendo fuori tanti, sono sempre più comuni e aprono appunto un mondo che è nuovo e affascinante, ma anche in un certo senso inquietante, perché c'è stato anche chi ha proposto di già appunto che le piante, per esempio, manipolino in qualche maniera anche noi. La cosa non è che deve essere vista chissà come quale cosa strana, però pensateci un attimo, no? Se voi foste una pianta aveste come fine quello di diffondervi il più possibile sul pianeta, che è il fine, diciamo l'unico, che misura il successo delle specie biologiche, avrebbe molto senso unirsi a quella specie che va in giro più di tutti, che siamo noi. E infatti c'è chi ha detto, insomma, che le specie che noi abbiamo addomesticato sono specie che hanno fatto in un certo senso lo stesso discorso che ha fatto il lupo con noi diventando cane. Cioè, è vero che noi le mangiamo, però in questa maniera noi le abbiamo trasportate su tutto il pianeta. C'è un famoso libro di Michael Pollan che si chiama La botanica del desiderio, in cui gli dice, immaginate di essere la mela rossa, la mela di Biancaneve. Faccio sempre confusione con Cenerentola. Scusate. La mela, la famosa mela di Biancaneve, e che oggi tutti quanti noi conosciamo, anzi, se noi pensiamo a una mela, immaginiamo a quella mela lì, la mela rossa. Non è una mela natura, non è una mela che è sempre esistita, quella mela è apparsa per la prima volta in un meleto del Kent, quindi dell'Inghilterra del sud, intorno alla metà dell'Ottocento. Prima la Red Delicious, la mela rossa, non esisteva. Ora, e allora dice Michael Pollan in questo bel libro, se tu fossi nato in un meleto del Kent della metà dell'Ottocento e avessi avuto come scopo unico quello di diffonderti il più possibile sulla terra, cosa avresti potuto fare? Appunto, produrre una cosa che piaceva all'uomo, che colpiva l'uomo, tant'è vero che oggi non esiste letteralmente un solo paese del mondo in cui non esista la Red Delicious. Quindi, sì, ora, questa cosa può essere paradossale in qualche maniera, ma probabilmente in qualche maniera neanche tanto, però ci serve a far capire come possiamo vedere alle stesse cose da un punto di vista diverso. Questa è tutta la storia delle piante, e ci deve far capire questo, come possiamo guardare le cose da un punto di vista diverso. E quello che le piante ci possono dare non è soltanto il fatto di darci roba da mangiare, energia, medicine, fibre, tessili, tutto proviene dalle piante. Non è soltanto questo. Io credo che le piante possono anche essere un modello per le nostre, diciamo, per il nostro futuro. Perché un modello? Perché tutto quello che noi abbiamo costruito fino ad oggi, tutto,
è inevitabilmente ispirato a come noi siamo costruiti. Cioè, gli uomini hanno una testa che hanno un comando centrale e poi hanno degli organi, eccetera, tutte le nostre macchine, la nostra società, le nostre società sono tutte costruite in questa maniera. Addirittura tempo fa in India vidi una illustrazione della società divisa per caste indiana, che era proprio disegnata su un uomo, in cui c'era il cervello, che erano i bramini, e poi via via scendendo tutte le altre caste. Ora, le piante, e questa è la cosa straordinaria con cui vi lascio, non hanno un cervello, però riescono ugualmente a ragionare, ma non è che le piante non hanno soltanto un cervello, le piante non hanno nessun organo. Questo è un punto che va capito. Le piante non hanno polmoni, non hanno uno stomaco, non hanno una bocca, non hanno le orecchie, non hanno gli occhi. E perché non ce li hanno? Perché sarebbe stato folle evolversi avendo degli organi singoli. Ve li immaginate, arriva un bruco, vi fa un buco nel polmone e siete finiti. E allora le piante ovviamente si sono evolute per resistere alla predazione, e evolversi per resistere alla predazione vuol dire e diffondere su tutto il corpo ciò che gli animali concentrano. Cioè, noi animali abbiamo concentrato negli organi le nostre funzioni, abbiamo gli occhi che vedono, le orecchie che sentono, lo stomaco che digerisce, eccetera, eccetera. Le piante digeriscono senza stomaco, respirano senza polmoni, vedono senza occhi, sentono senza le orecchie e ragionano senza un cervello. Quindi sono un modello straordinario a cui ispirarsi per costruire cose nuove, quindi costruire macchine nuove, costruire società nuove, costruire tecnologie nuove. E direte voi, beh, un po' troppo campato per aria, faccio un esempio pratico: internet, che ha cambiato la nostra vita, è ispirato alle radici. Internet, la sapete la storia di internet, no? Negli anni 70 il Ministero della Difesa americano si accorse che le sue basi militari, che erano connesse attraverso dei computer e che erano tutte connesse a una base centrale, erano vulnerabili, nel senso che se i russi gli mandavano una bomba atomica sulla base centrale, tutte le altre basi, diciamo, secondarie dell'esercito americano erano perse, non avevano più contatti, perché erano centralizzate, cioè erano costruite come noi, con un centro di comando. Centro di comando è vuol dire debolezza, vuol dire efficienza, ma vuol dire anche debolezza, perché basta colpire il centro di comando e tutto finisce. Allora loro si ispirarono, fecero una cosa decentralizzata, in cui ogni nodo era un'intelligenza diffusa che è centralizzata. Di fatto, se voi guardate la topologia di internet e la topologia di un apparato radicale, sono identiche. Cioè, il sistema delle reti, per esempio, è un sistema che le piante hanno evoluto per milioni, centinaia di milioni di anni, e che oggi noi dobbiamo soltanto studiarle e replicare ciò che hanno fatto in maniera tecnologica. Beh, insomma, grazie per l'attenzione. Grazie. Beh, grazie professor Mancuso per questa interessantissima illustrazione. Penso che ci possa essere sicuramente qualche domanda. Penso che un altro quarto d'ora, mezz'ora ce lo conceda. Sì, certo, sono contentissimo di rispondere a qualunque domanda, anche personali. Se non ce n'è una, ne faccio io una. Sì. Prego. Che è legata a quella lettura di quell'articolo di Michael Pollan che citavo prima su New Yorker dell'anno scorso, nel quale, belatamente, ma poi neanche tanto, Pollan poneva un problema, ovvero ragionando sulla somiglianza tra esseri umani e esseri vegetali, perché forse bisogna cominciare a pensare di parlare di esseri vegetali e non più di piante,
Questa comunanza ci porta anche a pensare che se questi hanno la capacità di percepire l'ambiente e quindi di elaborare informazioni provenienti dall'ambiente e di decidere cosa fare, come noi sono in grado di pensare. Ma mentre noi pensiamo e siamo coscienti, le piante lo sono. Cioè, cos'è il concetto di coscienza? Ed è applicabile agli esseri vegetali? È una bellissima domanda a cui rispondo subito sì. Nel senso che le piante in effetti sono proprio organismi coscienti. Ora, la coscienza è difficile da definire, tant'è vero che noi la definiamo normalmente per sottrazione, cioè non abbiamo una definizione, la coscienza è questo. Diciamo, la coscienza è quello stato della mente che scompare quando siamo sotto anestesia o quando dormiamo un sonno senza sogni. Questa è la si definisce per sottrazione. Ora, la cosa straordinaria è che le piante sono sensibili all'anestesia, nella stessa maniera degli animali. Tutte le molecole che funzionano come anestetico sugli animali funzionano sulle piante, e le piante dormono. E se hanno un sonno senza sogni non lo so, ma dormono. E durante queste fasi, che cos'è la coscienza comunque in generale? La coscienza è, noi abbiamo, in italiano è difficile, perché noi abbiamo due parole, abbiamo coscienza e consapevolezza, che hanno sfumature diverse, ma in inglese per esempio esiste soltanto consciousness, sia per dire coscienza che consapevolezza. Perché? Perché per gli anglosassoni, diciamo, sono più pratici, rendono la cosa in un unico concetto. Allora, che le piante siano consapevoli dell'ambiente l'abbiamo visto prima, l'avete visto, no? Quel fagiolo lì era consapevole del palo, era consapevole delle azioni dell'altro fagiolo e si comportava di conseguenza. Era un organismo, si dimostrava un organismo cosciente. La cosa ha delle implicazioni straordinariamente interessanti da un punto di vista della ricerca, perché io continuo a sostenere che concetti come coscienza o intelligenza siano delle proprietà biologiche, cioè sono proprietà della vita. Intendo dire che organismi viventi non possono non essere consapevoli e intelligenti, altrimenti, diciamo, verrebbe meno la teoria dell'evoluzione. Se un organismo non è consapevole, non è intelligente, viene spazzato via, non sopravvive, non si può evolvere. La coscienza è una proprietà della vita. Ora, noi purtroppo, noi biologi, siamo delle persone, dei testoni, perché a differenza dei fisici che hanno intrapreso, diciamo, via di unificare, no, le leggi nel corso della storia, via via cercano sempre l'unica legge che spiega tutto, noi tendiamo sempre a fare differenze. Invece, immaginate di pensare alla coscienza o all'intelligenza come un fenomeno biologico. Cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente l'intelligenza nostra, di noi esseri umani, è diversa dall'intelligenza di un cane, è diversa dall'intelligenza di un pesce rosso, è diversa dall'intelligenza di una pianta. Ma quello che ci deve interessare non è scoprire le differenze, è individuare il minimo comune denominatore. Cioè ciò che... Guardo mia moglie che insegna matematica. La cosa che hanno in comune. Ora immaginate un altro fenomeno biologico, la riproduzione. Ora, come ci riproduciamo noi? Come si riproduce la mantide? Come si riproduce un serpente, i batteri, eccetera? Ha una tale diversità di modi che, volendo, potremmo dire, no, guardate, sono talmente diversi che l'unica, però a nessuno verrebbe mai in mente di dire, no, l'unica riproduzione è la nostra, le altre sono delle cose strane che fanno gli... No, abbiamo cercato di individuare qualcosa che unisse tutte queste diverse attività in un quadro unico, che è quello di propagare la specie. Ecco, l'intelligenza e la consapevolezza è questa cosa qui che abbiamo visto. L'intelligenza è la capacità di risolvere problemi
e dobbiamo trovare il modo per individuare, diciamo, quello che unisce gli esseri viventi e quindi trovare appunto questa unione, questo minimo comune denominatore, non ciò che divide, perché altrimenti non ci capiamo nulla. Quindi è un'opportunità, ritornando alla pianta, è un'opportunità incredibile da un punto di vista della ricerca, perché sappiamo che le piante, che sono organismi che non hanno cervello, sono consapevoli e sono intelligenti, il che vuol dire che forse non c'è proprio bisogno del cervello per forza per essere intelligenti, come si oggi viviamo in un, l'ho già detto all'inizio, ve lo ripeto, viviamo in un periodo storico in cui si santificano i nostri neuroni, c'è stato chi ha scritto noi siamo i nostri neuroni, noi siamo le nostre sinapsi. Io credo che tutto invece il nostro corpo intervenga in questi fenomeni dell'intelligenza e della consapevolezza, e se noi studiamo le piante possiamo studiare a livello più basso e quindi più semplice come questi fenomeni nascono. Ho fatto una lezione, scusate. Grazie. Bene. La prima domanda l'ho fatta io, vedo già c'è. Prego. Sì. Certo. La seconda è relativa al dibattito prima, quindi abbiamo detto già la competizione, l'immagine è molto umana. Certo. In cui un fagiolo vince la gara, l'altro è la perde e lì entra. Però è un'immagine quasi romantica. Sì. Il secondo fagiolo che perde la vita. No. Allora, dunque, iniziamo dalla prima. Sono due domande abbastanza complesse. La questione del dolore nelle piante è parecchio complessa, nel senso che sappiamo per certo che le piante sono in grado di percepire delle cose come quella che diceva lei, per esempio bruciamo una parte di una pianta, la tagliamo, e producono dei segnali elettrici anche che si diffondono su tutta la pianta, per cui noi possiamo bruciare una foglia che sta qui giù e vedere dopo pochi secondi un segnale che sta da quest'altra parte. Poi, questo segnale è dolore, è un discorso diverso. Io non lo sappiamo, quindi non lo possiamo dire. Io però personalmente, se mi chiede un parere, direi che non sentono dolore. Perché non sentono dolore? Perché il dolore è qualcosa che serve a noi animali perché ci possiamo spostare. Noi ci spostiamo, ma la pianta non può spostarsi. E la pianta, anzi, ha tutto il proprio corpo, si è evoluto, come ho detto, per essere predato in un certo modo. Cioè, la pianta non si sottrae alla predazione, ma è costruita per resistere alla predazione. Arriva una pecora, mangia l'80% della pianta, la pianta continua a sopravvivere senza problemi. In questo caso, avere una percezione del dolore non avrebbe alcun vantaggio dal punto di vista evoluzionistico, e quindi io direi, però ripeto, è veramente semplicemente una mia personale opinione, le piante non sentono dolore. La questione dell'amor proprio è una cosa nostra, addirittura direi umana. Non credo che neanche gli animali abbiano amor proprio, nel senso che, sì, voi direte, molti di voi avranno cani, dice, ma l'hai mai visto un cane quando fa l'offeso? Siamo noi che umanizziamo, diciamo, dei comportamenti. Il cane ha capito che, per esempio, abbassando le orecchie, facendo l'occhione, riesce ad ottenere spesso una cosa da noi, ma non è che è offeso. Le piante non credo che in quel senso abbiano amor proprio.
sono invece molto pratiche, cioè il fagiolo che aveva perso la gara cerca istantaneamente un'alternativa, e il fatto che poi alla fine si fermi non vuol dire che ha abbandonato, vuol dire ho terminato le energie e prima che le finisca tutte è bene che mi fermi, ma fra un pochettino ricomincio, troverò al limite, invece che crescere su un palo, crescerò sulla terra, se mi è possibile. No, non si può andare ad aggrappare a quell'altro, perché in alcuni fagioli è possibile, questi qui sono fagioli particolarmente antisociali, diciamo così, molto competitivi, sono fagioli particolari della foresta amazzonica che non tollerano competizione, per cui se il secondo, una volta che il primo si è aggrappato, se arrivi il secondo lo fa fuori. Sì. Quel giochino lì è un giorno. Sì. Posso? Prego. Niente, siamo tutti affascinati nei fagioli. Io li pianto, per cui ho notato che i fagioli che non riescono ad arrivare al tutore fanno qualche un po' di strada e poi riescono anche a fare un paio di parole. No, quello che mi chiedo, la riflessione che mi viene da fare è che partiamo proprio il mondo animale, il mondo vegetale, proprio. Adesso non possiamo usare la parola ragionamento perché sembra quasi una limitazione nei confronti della pianta. E partiamo da presupposti diversi. Allora, mi sembra di aver capito che mentre noi siamo affezionati o costretti a ragionare, appunto, ci è stato dato il cervello, alle piante è stata data la percezione, una diversa lettura di quello che è globo terrestre, la terra. Allora mi chiedevo, sempre riferendomi a quell'affascinante esperimento del fagiolo, allora se noi mettiamo da un lato del fagiolo un tutore, un vano, e mettiamo da un altro lato una fonte di luce, allora dal momento che le piante sono in grado di percepire per tempo anche le cose, a differenza del mondo animale, per tempo gli cambiamenti, gli eventi, se la pianta è più attirata dal tutore o da una fonte di luce per la fotosintesi. Poi nella pianta può essere, dal momento che la pianta percepisce, può essere interessante, importante anche quello che per noi può essere il suono, certo, il calore, altre cose che percepiamo noi con i nostri cinque sensi, voglio dire. Sì, cioè lei dice, se io metto un fagiolo e ne metto da una parte un supporto e dall'altra parte una fonte, di solito la pianta sale sul supporto perché è un modo per arrivare più velocemente alla luce. Se c'è una fonte di luce abbastanza intensa e continua, allora la pianta non va più verso il supporto, non ne ha bisogno. Come dire, è un modo, anche tutte queste piante che si chiamano lianose sono delle piante che già di per sé sono parecchio intelligenti, nel senso che invece che produrre un sacco di energia, di spendere un sacco di energia per fare dei tronchi e quindi arrivare ad altezze elevate, preferiscono arrampicarsi sui tronchi degli altri. Infatti, come dire, un albero che è in mezzo a un prato è un po' un controsenso. Non ha un albero è una cosa fatta per stare in una foresta, perché deve competere con gli altri vicini. Quando sta da solo in mezzo a un prato e produce quel lungo tronco, e da un punto di vista evoluzionistico sta facendo una stupidaggine. Prego. Sì. Beh sì, quello certo, beh quello è chiaro, ma non si... Non... Sì, si adegua, ma insomma si adegua come si imbroglia una pianta se mettessero anche me dentro una stanza chiusa e mi facessero delle... e vedessi una temperatura, oggi anch'io penserei di essere d'estate. Prego. Prego. Sì, sì. Prima lei
Sì. 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 La pianta, nella sua consapevolezza, sa o ha imparato in qualche modo che affidarsi all'uomo significa anche mettersi nelle mani di chi la modificherà genericamente? No, no. No, non solo, diciamo, quello è un aspetto particolare. Le racconto un aneddoto sempre sul mais. I mais americani di nuova generazione che sono, non sono in grado di resistere a una particolare infezione fungina della radice. È un'infezione così grave che ogni anno negli Stati Uniti si perdono qualche cosa come circa $1 miliardo per questa infezione. Quindi arriva questa infezione e questi mais non sono in grado di resistere e muoiono. I mais più antichi, i mais europei, invece resistono tranquillamente perché quando arriva questa infezione producono una particolare molecola che si chiama cariofilline, che chiama dei nematodi che mangiano poi l'agente patogeno e quindi sopravvivono tranquillamente. Che cosa hanno fatto gli americani? Hanno prima, diciamo, per rimettere questa cosa nel mais, che era originaria del mais stesso, che però avevano perso nella selezione, hanno preso il gene della cariofillina dall'origano e l'hanno messo in questi mais, quindi hanno trasformato geneticamente il mais per fargli fare una cosa che loro facevano prima della cosa. Quindi io lo so dove vuole arrivare lei, a chiedermi che cosa ne penso degli OGM. No, dunque, comunque certamente la pianta quando si mette nelle mani dell'uomo, come diceva lei, non può immaginare una cosa del genere. È un po' come il lupo quando si è messo nelle mani dell'uomo non poteva immaginare di diventare un chihuahua. Cioè, non, questa cosa qui chiaramente era, nonostante abbia una quantità di geni che è sempre lì, che viene diffusa. Però questa scelta, cioè è una scelta evoluzionistica, intendo dire, veramente non è che noi possiamo per esempio pensare di coltivare qualunque pianta, non è vero questo per mangiarla, noi non possiamo farlo, molte piante non sono coltivabili, nonostante siano eduli, cioè nonostante le si possa mangiare non sono coltivabili, come dire, è come se noi non possiamo pensare di fare un allevamento di tigri, perché la tigre non è un animale domestico. Ecco, noi spesso ragioniamo, pensiamo che le piante siano tutte la stessa cosa, cioè questa cosa verde, mentre invece le piante sono un numero spropositato, incredibilmente diverso di specie, ognuna delle quali agisce in maniera diversa. Poi è chiaro che queste sono scelte evoluzionistiche e quindi quando nascono hanno un immediato tornaconto per tutte e due i contraenti. Poi l'uomo di solito prende il sopravvento su queste cose e distrugge. Ora, il mio punto personale di vista è addirittura che noi non avendo chiaro l'importanza delle piante per la vita di questo pianeta, stiamo rischiando non di distruggere le piante, perché le piante non le distruggiamo, di distruggere noi stessi. Ora, io non sono catastrofista, non penso a quelle cose pazzesche che stiamo andando a finire, eccetera, 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 però penso che, per esempio, fornire le piante di diritti, cosa che fa molto ridere i miei colleghi quando lo dico, ma molto, non sia questa cosa pazzesca che sembra. Perché? Perché la storia dei diritti è una storia lunga, che ne so, oggi a noi... Se a un romano dell'impero romano dicessimo guarda che i tuoi bambini devono avere dei diritti, si farebbe delle gradisate, perché per lui il pater familias aveva diritti, poteva prendere la moglie, prendere i figli e smembrarli ed era un suo diritto. Oggi noi non pensiamo così, cioè la storia dei diritti è sempre una storia di oggi ci sono i diritti degli animali, sono acquisiti. Diritti degli animali, che vuol dire? Non vuol dire che noi non possiamo mangiare il maiale,
è una scelta etica, se uno vuole non lo mangio, però vuol dire semplicemente che se alleviamo dei maiali per mangiarli, dobbiamo allevarli in una maniera che questi stiano bene, eccetera, eccetera. Ora, io dico, quando parlo di diritti delle piante, spesso ho delle forti contrapposizioni, dicendo, ma come poi che mangiamo, poi che facciamo? No, non vuol dire niente, le piante addirittura sono evolute per essere mangiate. Vuol dire però che noi non possiamo fare quello che vogliamo con le piante, e questa cosa è una cosa fondamentale per noi, non per le piante. Ripeto, alle piante c'è un libro bellissimo che si chiama Il pianeta senza di noi, che dice che cosa succede al pianeta se scompariamo noi? Nulla. In 500 anni non si vede più niente, 1000 anni non si vede più niente, tutto il pianeta è ricoperto dalle piante. Ma se scompaiono le piante, scompare la vita, e quindi questa questione è semplicemente una questione veramente utilitaristica. Però forse sono andato molto fuori dalla sua domanda originaria. Va bene. Prego. Non ho idea. Cioè, di fatto le piante, non soltanto quelle OGM, non soltanto le modificate, ma tutte le piante che noi coltiviamo, cioè tutte le piante che noi abbiamo selezionato, che l'uomo ha selezionato per coltivare, e sono piante che dipendono dall'uomo. Perché? Cioè, è per questo che dobbiamo dargli i fertilizzanti, dobbiamo dargli i pesticidi, dobbiamo dargli tutto. Perché non hanno perso tutte le loro difese naturali, quelle cose che vi facevo vedere, formiche, richiami, eccetera, eccetera. Le piante coltivate non le hanno. Le piante coltivate, come dire, si affidano completamente all'uomo per queste. La cosa non è molto diversa rispetto veramente al lupo. Il lupo era in grado di difendersi, il chihuahua no. Ecco. C'era una persona. Prego. Vabbè. Chi? Vabbè, dai, lo stesso. Dove? Prego. Volevo chiedere se potrebbe parlare di cose con successioni biologiche delle piante. Delle? Con la costruzione. Sì. Sì. E dunque, e poi, sì. Se per esempio non parlare sicuramente della musica delle piante. Ah, certo. Allora iniziamo dalla musica delle piante. La musica non c'entra nulla, nel senso che la musica, le piante non sono in grado di percepire e di distinguere fra Mozart e i Black Sabbath, però percepiscono perfettamente le vibrazioni sonore. Allora, ci sono delle frequenze sonore, soprattutto fra i 200 e i 500 Hz, che sono molto perfettamente percepite dalle piante e che hanno, ora non entriamo nei dettagli, ma insomma, diciamo così in generale, un effetto favorevole. Tant'è vero che si possono utilizzare come un tipo di veramente di applicazione biologica per il miglioramento della crescita e anche della resistenza ai parassiti. E questo per quanto riguarda, diciamo, quindi vibrazioni sonore, frequenze sì, musica no. Poi ovviamente spesso si dà la musica perché insomma è difficile, se l'immagine per esempio un vigneto, io ho fatto un'esperienza lunga, diversi anni in un vigneto a Montalcino, dove alla fine diamo Mozart, ma è un Mozart finto. Le spiego perché è Mozart finto. Perché gli si dà Mozart, però è un Mozart dentro il quale è nascosto una frequenza a 300 Hz continua. Per cui, ora, se io dessi 300 Hz a un vigneto, che vuol dire questo suono sempre, i vicini prenderebbero una lupara e farebbero una strage. Allora abbiamo detto, vabbè, diamo Mozart, perché in questa maniera è anche... Però di fondo quello che funziona è questo, non è Mozart. E per quanto riguarda le consociazioni biologiche, lì è un mondo, nel senso che non soltanto le specie, una accanto all'altra, hanno delle particolari preferenze, chiamiamole così, ma addirittura la parentela. Per capirci, se lei prende un vaso, anzi se lei prende due vasi e li riempie con la stessa terra e nel primo vaso mette due fagioli parenti, cioè appartenenti per esempio alla stessa varietà, e nell'altro vaso mette due fagioli, sempre, ritorno sempre sui fagioli, non parenti, e poi li fa crescere
per una settimana dandogli le stesse cure identiche, dopo una settimana, dopo 10 giorni, 2 settimane, si accorge che i 2 fagioli parenti hanno una bella chioma, una bella parte aerea e una, hanno diciamo un rapporto fra chioma e radice 1-1, cioè c'è tanto fuori quanto dentro, sottoterra. Se va a vedere i 2 non parenti, si accorge che fuori sono piccoli piccoli e hanno fatto degli apparati radicali mostruosi, perché devono competere, cioè si sono messi a competere per il territorio e quindi tutta l'energia la sfruttano, la usano per produrre dei grandi apparati radicali per fregare quell'altro. Quindi già da questo lei può immaginare che cosa c'è da dire sulla, appunto, sulle consociazioni. Stiamo parlando semplicemente della stessa specie, parente e non parente. Si immagini cosa succede con le altre. Scusate per le domande, mi chiedono, siccome ci sono le persone giù che stanno seguendo via audio video, le domande di farle attraverso il microfono. Va bene, allora prego. Le chiedo se le piante, per esempio anche un frutteto, sentono, percepiscono la differenza nella cura, cioè se nella cura ci sono persone diverse che lo seguono, se sentono questa differenza. È un po' la questione del pollice verde. E dunque, questa questione è annosa e nello stesso tempo delicata, perché ovviamente chi ha il cosiddetto pollice verde e normalmente si dice: guarda, io curo le piante, a me stanno bene, poi arriva mia suocera e le guarda e le secca, e non vuol dire, devo veramente spezzo una lancia a favore di mia suocera, no, non c'entra mia suocera, cioè che vuol dire? Vuol dire che semplicemente colui che normalmente si dice che ha il pollice verde è una persona che cura le piante, cioè che ha, come dire, anche riesce a capire se la pianta sta bene o sta male e avere delle, diciamo, e a mettersi in relazione in una maniera migliore, mentre invece il famoso pollice nero è uno che arriva, mette l'acqua, non la mette. Di solito le donne annegano le piante e gli uomini invece le seccano completamente. Questo proprio è, però stiamo parlando di grandi gruppi. Le piante poi però, come ho detto prima, davvero hanno una incredibile sensibilità, cioè sentono perfettamente quello che è il loro intorno, per cui non potrei dire che questa cosa non è vera, probabilmente è anche vera, probabilmente riescono a percepire chi è che le sta curando in quel momento. Cioè sono esseri, cioè dobbiamo partire dal concetto che sono esseri straordinariamente sensibili. Prego. Ecco. Stefano. Grazie per questa serata, lei mi ha fatto vedere, o meglio, mi ha fatto capire delle cose che non immaginavo proprio, non sono assolutamente addetto ai lavori, anzi. Da quello che lei dice però mi ha fatto vivere un mondo quasi fantascientifico, da fantascienza. Ricordo un libro, no? Hanno fatto anche un film, dove le piante bene o male interagiscono in modo negativo nei nostri confronti. Beh, non le nascondo che finché lei parlava ho fatto anche dei pensieri, ho detto, beh, la prossima volta che cammino in mezzo alla vegetazione guarderò la vegetazione in un modo completamente diverso. Primo. Secondo, proprio per riportare sul tema anche la signora che si occupa di matematica e del comune denominatore, sì, potrebbe esserci una vegetazione, una pianta, un qualche cosa che è più vicina, virgolette, a noi, e voi l'avete capito? Dunque, capisco perfettamente il suo sentimento di spaesamento, un po' di tipo di come se avesse sentito qualcosa di fantascientifico, perché in effetti ci sono stati dei film anche che hanno in qualche maniera fatto vedere delle cose del genere.
Queste cose non sono, sono abbastanza invece normali, allora poi non, però insomma sono contento se sono riuscito a farle vedere le piante da un punto di vista diverso. Se ci sono delle piante più vicine a noi, diciamo che sono le piante da fiore, cioè le piante da fiore, gli alberi. Gli alberi sono delle piante molto più moderne e sono, come dire, piante che si sono evolute per coesistere con gli animali, tutti gli animali. E quindi, come dire, sono consapevoli sempre del fatto che noi esistiamo e sono consapevoli del fatto che noi siamo anche possiamo essere in qualche maniera utilizzati, così come noi siamo consapevoli che loro esistono e che sono utilizzabili. Però più di questo non c'è molto. Io posso confessarvi che per me le piante sono veramente organismi talmente complessi e sofisticati che spesso intrattengo con loro rapporti di amicizia. La cosa può sembrare un po' pazzesca, in effetti, diciamo, sei amico di una pianta, a parte che non dice mai scemenza. Che è una cosa, insomma, grazie, mi sta facendo pensare in modo diverso. La ringrazio, grazie. Posso chiedere l'ultima cosa? Sì, ci sono delle due. Una. Due parole sui funghi, che penso sia un regno a sé stante. Sì. Non ne so molto, quello che so e che è abbastanza straordinario sui funghi sono le relazioni fra i funghi e le piante. La maggior parte delle piante in un bosco è micorrizzata, cioè intorno alle radici vive in simbiosi con dei funghi, e questi che sono poi quelli, quando noi mangiamo il porcino è il frutto di questo fungo che è sotterraneo e che vive in relazione con le radici. Questi funghi hanno un'importanza fondamentale, perché un bosco voi dovete immaginarlo non come un insieme di tante piante, ma come se fosse un singolo organismo vivente in cui tutte le piante sono connesse le une con le altre attraverso le reti radicali e dei funghi, reti micorriziche. Queste reti sono fondamentali. Le faccio un esempio. Qualche anno fa una mia collega in Canada ha fatto un esperimento bellissimo, che è stato quello di prendere un abete e di isolarlo da qualunque fonte di approvvigionamento idrico. Cioè questo abete non era più in grado di raggiungere l'acqua, però tutte le sue radici, le sue relazioni con le piante vicine, anche micorriziche, relazioni con i funghi, erano state mantenute. Questa pianta è rimasta in vita per anni, ed erano le piante vicine che attraverso questa rete sotterranea passavano a questa pianta l'acqua e ciò di cui aveva bisogno per vivere. E la stessa cosa attraverso la quale le piante adulte, attraverso sempre questa rete micorrizica, forniscono alle piante piccole ciò di cui hanno necessità fin quando queste non sono autonome. Le cure parentali nelle piante possono durare decenni. Cioè, cure parentali più lunghe di quelle che esistono nel mondo vegetale ce le abbiamo soltanto noi uomini, 40 anni, 45. Prima, voglio dire, un seme che cade in una foresta, prima che possa raggiungere l'altezza tale da fotosintetizzare ed essere autonomo, possono passare anche dei decenni. Immagina una quercia, com'è lenta nella crescita. Prima di arrivare a quell'altezza, attraverso queste reti di funghi, è a carico del clan, non, diciamo, di una famiglia un po' estesa, che attraverso le radici gli fornisce ciò di cui ha bisogno. Però questo è quanto le posso dire sui funghi, non di più. No, credo ci voglia proprio il microfono. E la domanda si aggancia al discorso dei funghi. La domanda è questa: il valore dell'apparato radicale rispetto all'apparato arboreo. Ho letto che
l'intelligenza della pianta, sì, c'è un'intelligenza, è praticamente, sì, sull'apparato radicale più che non sui rami e sulle foglie. Volevo chiedere... Ha perfettamente ragione, nel senso, innanzitutto l'apparato radicale è una parte fondamentale della pianta che è spesso dimenticato. Immaginate che quando vedete un albero o qualunque altra pianta, quanto c'è fuori, c'è sotto. Questa è una regola grossolana per capire tanta materia c'è fuori, tanta c'è sopra terra, tanta ce n'è sottoterra. E tutta questa parte sottoterra è fondamentale, è la parte fondamentale della pianta. E diceva Darwin, in uno dei suoi ultimi libri, che qualunque organismo ha una parte cognitiva e una parte riproduttiva che normalmente sta ai due poli. Dice, negli esseri viventi, se tu prendi un essere vivente, il polo cognitivo e il polo riproduttivo stanno sempre opposti. Ora, se voi immaginate una pianta, quello che a noi piace molto della pianta, i fiori, sono l'apparato riproduttore. Quindi quello che vediamo è l'apparato riproduttore ed escretore, l'apparato cognitivo, la parte cognitiva sta sotto. Questo iniziò da questo uno studio che facemmo tanti anni fa nel mio laboratorio, che ci ha preso veramente tanti anni di lavoro, alla fine del quale abbiamo dimostrato che l'apice della radice è proprio... è una specie di sede di una qualche cosa che ha un'attività elettrica simile molto vagamente a quella del nostro cervello. Mi scusi, ma questa sera l'argomento è molto interessante. Grazie. Mi riallaccio al discorso che ha fatto del suo rapporto di amicizia con le piante. Uh-huh. Anni fa ho avuto modo di incontrare un lettore di cinese dell'Università di Venezia che teneva un corso sulla meditazione cinese. La pratica si chiamava del Qigong e tutta quella storia, diciamo così, orientale legata alle pratiche del buddismo, meditazione. E c'era un esercizio in cui si prevedeva proprio un rapporto di simbiosi con la pianta, in cui la meditazione, che era un esercizio fondamentalmente di respirazione, molto calma, veniva fatta di fronte a un albero. Si doveva scegliere un albero, maestoso possibilmente, nella stagione primaverile, in cui l'albero aveva il suo massimo vigore, quindi non in inverno, e praticamente, mentalmente, è una storia fuoriuscire la propria energia, attraversarla attraverso la pianta, riprenderla dalle radici o forse dalla cima e farla rientrare. Questo esercizio, diciamo, questa è la tradizione dell'antico Oriente. Ora non è che io sia un esperto di queste cose, però proprio nella storia del Buddha, cioè lui vive 6 mesi appoggiato a una pianta senza ricevere alcun alimento perché doveva essere sostenuto da questa pianta, però ovviamente sono cose mistiche. Io quello che le posso dire è che ho conosciuto un monastero di clausura buddista in Giappone, in cui i monaci, come i nostri monaci di clausura, diciamo, non hanno possibilità di intrattenere relazioni, di parlare con nessun altro, e ognuno di loro era associato a un albero, cioè viveva in un grande giardino e aveva, come dire, aveva delle relazioni speciali con un albero. Ovviamente sono tutte cose che toccano più la sfera mistica più che quella scientifica, che però, insomma, ci indicano che questi sono organismi viventi con i quali in effetti si può entrare in comunicazione. Mi riferisco all'esempio che ha portato della piccola radice di pochi centimetri,
sì, in un terreno che potrebbe essere inquinato e quindi la reazione di questa radice. Questo esperimento, che lei sappia, viene sfruttato effettivamente anche? Le piante sono, purtroppo non viene, questa cosa non viene sfruttata adeguatamente. Esiste una tecnica che si chiama fitorimediazione che utilizza le piante per bonificare i suoli inquinati, quindi da qualunque tipo di inquinante, inquinanti organici, trielina, che ne so, la trielina è un solvente organico che se la lascia nel terreno e torna dopo 70.000 anni, la ritrova praticamente come l'ha lasciata. Ecco, la trielina è perfettamente assorbita dalle piante e trasformata in anidride carbonica e acqua, cioè scompare. E così come i metalli pesanti, eccetera. Quindi ci sono, io è anni che chiedo di iniziare di utilizzare le piante per la bonifica dei siti inquinati, perché le piante sono straordinari disinquinatori, ma la questione sembra non toccare nessuno, perché la bonifica dei terreni inquinati è un business molto importante. Al momento lei lo sa come si bonifica un terreno? L'unico sistema, praticamente. Si prende, lei immagini di avere un terreno inquinato per un metro di profondità, lei prende questo terreno, lo porta con dei camion, lo scava via, lo mette su dei camion e lo porta in una discarica per rifiuti speciali. Costo. Immagini un ettaro sono 10.000 metri quadrati, per un metro di profondità vuol dire spostare 10.000 metri cubi di terreno. Quindi innanzitutto uno deve fare i suoi calcoli, un camion ne porterà 7, non ho idea. Quindi ci vogliono 15.000 viaggi di un camion, oppure un viaggio di 15.000 camion. Più ci vogliono le ruspe. Poi questo terreno lo porta in una discarica di rifiuti speciali, se la trova, non ce ne sono più. Lì, per depositarlo, paga un tanto al chilo. Al chilo. Anche se fossero 10 centesimi al chilo, ed è un pochettino di più, un metro cubo pesa 1.600 kg. D'accordo? Quindi 10.000 metri cubi, lei fa i suoi conti in fretta, si parla di milioni di euro. Questo è il modo in cui oggi si fanno le bonifiche. D'accordo? E infatti non si fanno, o le si fanno soltanto in emergenza e perché il magistrato obbliga. Le piante sono perfettamente in grado di assorbire, senza scavare, senza fare nulla, di assorbire i metalli pesanti, di assorbire gli idrocarburi, di assorbire i solventi organici. Se perché non lo si usa, non lo so. Si vada a incatenare davanti al Ministero dell'Ambiente, perché io ci ho provato per anni a chiedere di iniziare queste cose, ogni volta metà, bello, bellissimo, cavolo, se è bello, però dico, beh, allora lo facciamo. No. Bisognerebbe davvero fare così. Prego. No, non tutte le piante. Diciamo, ci sono alcune piante particolari che hanno grandi capacità di disinquinamento, ma alcune sono delle piante molto comuni. Che ne so, i pioppi, i salici, sono delle non tutti, diciamo, ma esistono delle varietà particolari che sono selezionate, che hanno la capacità di disinquinare il suolo velocemente, molto velocemente. Prego. Qualche altra domanda? No, scusi, io ho una sensazione quando vado a volte a camminare, non so se è una stupidaggine, e se è sorpreso da un temporale, allora naturalmente è uno sbaglio, però viene spontaneo ripararsi sotto un albero, insomma. Io ho osservato che quando smette di piovere, allora sotto un albero stai all'asciutto. Quando smette di piovere, però l'albero rilascia giù l'acqua. È una sensazione mia o succede perché c'è un movimento particolare dell'acqua? Non è un movimento. Lei assiste a una cosa che è fondamentale, che dovrebbe essere, e si chiama effetto tampone. Ed è una cosa che dovrebbe servirci nelle nostre città. A presente, tutte le città, le nostre città hanno dei sistemi fognari che sono stati progettati per delle città molto più piccole, con un numero di abitanti molto più ridotto. Oggi quando piove ci sono gli allagamenti, no? I tombini non portano più l'acqua, perché questa acqua cade
non c'è più terreno impermeabile, non c'è più terreno permeabile, quindi è tutto asfaltato, e arrivano direttamente sui tombini. L'unico sistema che avremmo per evitare questa cosa è piantare più alberi. Perché? Perché gli alberi fanno proprio questa cosa che dice lei, l'effetto tampone, cioè prendono l'acqua che piove e poi la rilasciano pian piano, quindi rallentano il ruscellamento. Prego. Grazie. Ringraziamo. Grazie. Ringraziamo il professor Mancuso e mi corre l'obbligo, giustamente, visto che siamo all'interno di una libreria, ricordarvi che giù sono in vendita i libri che ha scritto, di cui uno, Verde Brillante, ha vinto il premio Gambrison Mazzotti giusto un paio di mesi fa, sì, per la divulgazione scientifica. Grazie a tutti e buona serata.